Assolutamente sì, noi come ente provincia ci stiamo già battendo, stiamo già cercando di fare la nostra parte con quelle che sono le nostre competenze. Questo protocollo d'intesa è molto importante, è un tema a cui ci teniamo in modo particolare, perché credo che proprio in un momento di crisi forse emergano ancora maggiormente quelle che sono purtroppo ancora le tante discriminazioni. Ecco perché credo che questo protocollo d'intesa serva soprattutto a cercare di tutelare le tante lavoratrici che ancora oggi purtroppo vengono discriminate. Attraverso questo protocollo riusciamo comunque a intervenire assieme alla consigliera di parità e alla direzione territoriale del lavoro e alle parti sindacali a ottimizzare o quantomeno cercare di ridurre questi gap.